Quanto è importante l'alimentazione per la nostra salute? Medici, nutrizionisti, esperti di alimentazione naturale e cultori della cucina si affiancano per promuovere stili di vita corretti in grado di prevenire o contrastare l'insorgenza di patologie e favorire il benessere. Natura e scienza vanno dunque a braccetto, alleati della salute e dell'energia, con il cibo che mostra sorprendenti qualità e capacità nutrizionali importanti anche nel campo del benessere e della cura. La ricerca del naturale ormai dovunque, perché ormai si parla di naturale in maniera diffusissima, anche nei negozi stessi tu entri, fa no, questo è naturale, dottore, prenda quello che è biologico e viene da mio figlio che ha una coltivazione. Ormai il naturale è una cosa comune. Si parla anche di alimentazione naturale perché ovviamente il naturale va bene, bisogna anche saperlo cucinare, saperlo proporre, e poi la medicina naturale si avvale di alimenti, che sono anche alimenti in pillole volendo, per curare le persone, perché la cura si basa attraverso degli elementi presenti nell'alimentazione. La nostra prima cura è l'alimentazione, sappiatelo che è sempre l'alimentazione, non è il resto, non sono le medicine chimiche, l'antibiotico, la nostra prima cura è mangiare sano e bere sano, finito. È importante sottolineare questo, insomma la nostra benzina è l'alimentazione, tra virgolette benzina. Anche la nostra terapia, perché in tanti elementi terapeutici, diciamo medicine, sono proprio nell'alimentazione stessa. Pensare al limone con la vitamina C, pensare non so alla batata che abbassa l'indice glicemico, pensare al carciofo per il fegato, perché è importante seguire l'alimentazione come fosse una medicina, non avessi solamente dell'aiuto della rivista che parla di alimentazione. Ormai tutti vogliono per l'alimentazione, mangiate, diete, non diete, dieta fai da te, bisogna sempre andare da uno specialista che sappia indirizzare il paziente a una giusta dieta con una giusta alimentazione biologica. Parlavo di Moringa perché quest'anno, 2018, è stata eletta la pianta dell'anno, cioè l'erba dell'anno. Pianta perché è una pianta che arriva anche a 7-8 metri di altezza e tutte le popolazioni della regione in India, Thailandia, ma fino ad arrivare al Messico e al Brasile, cresce questa pianta che fino a un po' di anni fa era quasi sconosciuta. La usano gli indigeni per farsi delle minestre, delle zuppe, però nessuno ha mai pensato di analizzare i contenuti. E si è vista questa moringa contiene delle cose straordinarie, contiene degli elementi unici, cioè tutte le vitamine, tutte le proteine principali, gli amminoacidi principali, i sali minerali principali, e si capisce perché quella popolazione per anni ha vissuto nutrendosi della pianta, della radice, dei frutti, perché contengono cose diverse, un pochino diverse, ma si può fare delle zuppe bellissime proprio di moringa con il frutto della moringa essiccato, tagliato, vengono fuori dei piatti gustosissimi, però effettivamente diciamo, perché serve a quella popolazione? Perché in realtà quella popolazione non ha le farmacie, le erboristerie in cui andare a prendere il prodotto perché hanno mal di pancia, perché sono stanchi, deboli. In quella pianta troviamo tutto, è una pianta che cura in realtà tutto, cura in quanto contiene elementi vitaminici, sali minerali che curano tutto. Io sono rimasto strabiliato leggendo cosa può essere la moringa, questo sì, glicemia, immunità, sessualità, infecondità, tutto. In realtà trovi, se prendi un libro qualsiasi sulla moringa, trovi tutto, cura in realtà tutto, che mi ha lasciato veramente strabiliato e contento, cioè vedi che in natura esistono cose che servono un po' a tutto. Questo forse è un po' da riscoprire, il fatto che la natura ci possa aiutare davvero. Sicuramente, perché la natura è quella che in fin dei conti è la nostra madre, no? Vedi come questa popolazione poveraccia che non ha niente, gli è stata data questa pianta particolare per poter aiutare a vivere nutrendosi con tutto quello che è necessario per un corpo, perché in realtà nella moringa c'è tutto quello che un corpo può desiderare di avere per essere bilanciato. Perché pensate un po' come creatore o i creatori hanno dato alla natura tutti questi elementi affinché l'uomo osservandoli scoprisse questi elementi cosa contenevano, e solo ultimamente gente, a parte anche Paracelso, Galeno, i tempi, ma Eric Bohm, personaggi anche scienziati, hanno incominciato a guardare la natura con occhi diversi, non tipo se la natura possiamo dominare, no, noi siamo in realtà compagni, amici, fratelli della natura. La natura è la nostra madre, volendo anche, molti dicono, e contiene tutti gli elementi
che ci servono per poter star meglio. Ci dice anche prendimi, prendimi, assumimi. C'è anche Edward Bach, quello dei fiori di Bach, che vedendo i fiori capiva i sentimenti dei fiori, perché in realtà ogni fiore ha la sua caratteristica: il fiore timido, il fiore aggressivo, il fiore che muore presto, il fiore che dà la vita, il fiore arrabbiato. E ha tirato fuori con le sue goccine, no, sai, i famosi fiori di Bach, delle caratteristiche terapie che, se date opportunamente controllate e osservate, questi fiori possono, se usati in maniera corretta, aiutare moltissimo anche a livello psichico, psicologico, emozionale, con la natura in primis. Quindi cosa possiamo fare noi? Davvero guardare con maggiore attenzione quella che è la natura, riscoprire tutto quello che ci può offrire. Questo è un po' lo sforzo che dobbiamo fare ai nostri giorni. Io auguro veramente che si sviluppi in futuro una coscienza ancora più completa, planetaria volendo, perché finché rimane limitata in alcune zone la cosa non va. Planetaria, che rispetta la natura finalmente, invece vediamo ancora un po' di scempi da persone veramente scriteriate. Anche perché, allargando il discorso, forse siamo arrivati a un momento in cui davvero è necessario riflettere su queste cose. Eh sì, il clima, avete visto cosa sta capitando nel mondo, dobbiamo rifletterci. Speriamo che la natura ci aiuti anche in quello. Di solito la natura aiuta tutti. È importante sempre di più parlare di salute, di benessere legato all'alimentazione. Vogliamo spiegare perché? Perché l'alimentazione è uno dei pilastri su cui si fonda proprio il nostro benessere, perché l'alimentazione da sempre è stata messa in relazione con l'acquisizione e il mantenimento del livello di salute. Se fossimo in grado di somministrare la giusta quantità di cibo e di attività fisica, saremmo in grado di garantire la salute. Questo lo diceva 4 secoli prima di Cristo Ippocrate, i suoi adepti. E oggi, come mi è già capitato in altre occasioni di dire, sicuramente vengono questi assunti, vengono suffragati da quella che è la moderna ricerca in alimentazione e dalle evidenze medico-scientifiche, appunto, che riguardano l'epidemiologia, così come anche la ricerca in biochimica, eccetera. Quindi sicuramente imparare a orientarsi nel mare magnum dell'alimentazione, purtroppo oggi come oggi è diventato molto di tendenza, molto di moda parlare di alimentazione, vengono portate avanti anche delle teorie originali, talvolta direi forse troppo originali. Quello che dico da specialista in scienza alimentazione, medico, sicuramente dico che bisogna avere un supporto scientifico, una validazione scientifica su quello che si viene a proporre, quello che si viene quindi a dire alla gente, insomma, per quanto riguarda il cibo. Gli alimenti possono essere davvero degli alleati in senso preventivo, possono avere cioè delle caratteristiche, delle qualità di tipo nutraceutico, ovvero possono possedere, di solito sono dei polifenoli, ma anche degli antiossidanti, penso alla quercetina presente nelle cipolle, così come anche le pectine presenti nella mela, che svolgono un effetto di contrasto a quelli che sono i danni dei radicali liberi sulle pareti arteriose, ma anche sul cristallino, ma anche sul ciclo cellulare. Quindi importante ed efficace proprio conoscere l'alimentazione, conoscere, avvicinarsi appunto a questi alimenti ricchi di queste caratteristiche per contrastare anche i tumori. Quindi sicuramente l'alimentazione come valido supporto in questo. Da tutto questo poi dopo si scivola verso il paragrafo dei superfood. I superfood sono questi, non dico solo alimenti, sono questi piatti anche, talvolta possono anche essere anche delle preparazioni alimentari, dove appunto troviamo una completezza e una ricchezza di caratteristiche benefiche. Mi viene in mente il cavolo riccio, mi viene in mente il salmone, mi vengono in mente paradossalmente, non ve lo aspettereste, però anche le uova. Anche le uova possono essere considerate addirittura un superfood, anche se sappiamo che non dobbiamo indulgere con il tuorlo dell'uovo per via appunto della presenza del contenuto elevato in colesterolo. Però come sempre bisogna alternare gli alimenti, conoscere gli alimenti. È vero che è importante anche avvicinarsi e riscoprire magari i grani antichi, perché magari pur avendo il glutine, però non un glutine non così lavorato, non così elastico.
è pur vero che ci sono anche degli alimenti, dei cereali senza glutine, come il miglio, come l'amaranto, come il sorgo, come la quinoa, potremmo enumerarne davvero altri che possono essere davvero un qualche cosa che può ampliare e arricchire le nostre scelte alimentari. Le scelte alimentari, come sempre vado ripetendo, devono essere varie e soprattutto di rotazione, per fare in modo che non vengano portati avanti dei, diciamo, processi anche di sovraccarico, di accumulo. Si parla spesso anche un po' impropriamente di intolleranze, spesso vengono etichettate come intolleranze dei problemi legati appunto alla digestione, del gonfiore, quindi dei problemi inquadrabili più come delle disbiosi. Microbiota, adesso qui scoprechiamo un coperchio su un argomento immenso, però anche lì si sta collocando la ricerca medica, anche lì si sta collocando quella che può essere un tentativo di approccio a problemi magari impensabili dal punto di vista del controllo della microflora del nostro sistema digerente. Pensiamo che alcune patologie riconoscono l'eziologia adesso in alterazione del microbiota, ma dall'obesità, che uno non vedrebbe magari in nesso relativo, alle patologie legate al sistema immunologico, quindi le patologie che riguardano il sistema dell'autoimmunità. Quindi avere un corretto equilibrio anche in quello che è il controllo appunto dell'ecosistema intestinale, del microbiota, sicuramente ci può dare un effetto protettivo, un effetto comunque preventivo. Allora qual è il segreto? Anche lì introdurre degli alimenti che possono nutrire anche questi frutto oligosaccari, queste sostanze che possono essere il pabulum buono, protettivo anche per la flora microbica che abbiamo nel nostro intestino, che magari ha bisogno di essere nutrita, che ha bisogno di essere, come fa l'agricoltore, concimata e poi dopo magari anche piantate delle nuove piantine. Ecco, io dico sempre questo, bisogna davvero avere un equilibrio. Sono contrario agli slogan, sono contrario alle mode, sono, per quanto riguarda anche la mia attività divulgativa, molto attento a quelle che sono le evidenze scientifiche, ovviamente condivise dalla comunità internazionale. Troppo spesso abbiamo in questi ultimi tempi così assistito a degli slogan, oppure anche delle campagne mal poste, mal veicolate, per cui alcuni alimenti sono stati messi sotto accusa, il latte piuttosto che le uova, eccetera, e poi delle evidenze scientifiche di valore hanno magari dovuto porre un pochettino di giusto controllo su queste affermazioni. Quindi il consiglio che do è quello di documentarsi, perdere magari anche un po' di tempo guardando l'etichetta degli alimenti, cercare appunto di conoscere. Diffidiamo dalle etichette troppo elaborate, troppo doviziose, spesso è un surplus. Poche, chiare, e sicuramente privilegiamo alimenti, come dicevo prima, dall'alto valore nutraceutico. Mi viene in mente, siccome sono uno strenuo sostenitore della dieta mediterranea, forse uno degli alimenti principe della dieta mediterranea è l'olio di oliva, che è un coacervo di circa 500 sostanze differenti, però ricche di effetti antinfiammatori, e con questo contrastiamo l'infiammazione silente, di effetti antiossidanti, pensiamo ai meccanismi legati al selenio, alla vitamina E, pensiamo anche all'attività nel contrastare patologie degenerative come il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer. Abbiamo degli studi molto promettenti condotti in questi ultimi anni che ci fanno vedere come un'alimentazione di tipo mediterraneo possa essere davvero un po' la chiave di volta per anche prevenire non solamente il cancro, e lo sappiamo da anni, non solamente le patologie cardiovascolari. Si cominciò a intravedere questo disequilibrio fra l'incidenza di patologie cardiovascolari elevata nei paesi del nord Europa e inferiore rispetto ai paesi dell'Europa mediterranea, ma anche per le patologie, come dicevo, cronico-degenerative. Quindi molti meno casi di Alzheimer, molti meno casi di Parkinson, altre malattie degenerative, laddove abbiamo un'alimentazione più ricca in cereali integrali, ancora meglio, più ricca in olio di oliva, povera in carni, povera in prodotti contenenti dei grassi. Quindi assolutamente favorire l'alimentazione, ancora una volta, della dieta mediterranea, che, lo ricordiamo, non a caso è inserita nel patrimonio immateriale dell'umanità.
Facendo una fotografia della situazione attuale, vediamo che i numeri in determinati ambiti, in determinate tipologie di patologie stanno aumentando, quindi ancora di più viene sottolineata in chiave preventiva l'importanza dell'alimentazione. Dobbiamo giocarla lì la partita va giocata proprio in ambito preventivo, e l'ambito preventivo non è prendere la pillola di antiossidante piuttosto che la pillola di selenio. Fra l'altro, apro una parentesi poi la chiudiamo subito, talvolta alcune sostanze che vengono inquadrate come antiossidanti, cioè antitumorali, se prese a una quantità elevata possono addirittura essere pro-ossidanti, due nomi per tutti, il beta-carotene piuttosto che il selenio da cui mi è venuta questa osservazione. Quindi assolutamente alimentarsi in modo equilibrato, alimentarsi non di pillole ma di cibi che sono i superfood di cui parlavo prima, il mirtillo, mi viene in mente a chilometro zero il mirtillo, un altro superfood, perché vi direi magari semi di chia piuttosto che la quinoa, però un superfood può essere appunto il melograno piuttosto che il mirtillo, quindi alimenti a chilometro zero. L'importante è di tutto un po' e soprattutto girare e perdere davvero un po' di tempo nel leggere etichette piuttosto che nel approfondire con eventi come quelli che stiamo vivendo quest'oggi, appunto con specialisti che propongono le proprie conoscenze, le conoscenze, ribadisco ancora una volta, della comunità scientifica, perché non posso alzarmi e dire guarda io la penso così e questo fa bene, non posso ovviamente determinare del consenso dicendo delle cose magari troppo bislacche, insomma non ci sta, dobbiamo essere rigorosi nel trasmettere quelle che sono le evidenze scientifiche, quindi la medicina basata sull'evidenza, sulla ricerca e non tante fanfaronate, soprattutto in alimentazione. È importante anche la stagionalità. Certo, la rotazione è un sistema anche per arrivare poi anche alla stagionalità, adesso va molto chilometro zero, no? Però la stagionalità, perché poi c'è proprio tutta questa ciclicità nell'anno, per cui assolutamente adesso abbiamo le verdure, a me piace molto parlare di colori dell'alimentazione, le verdure dell'inverno sono verdure magari il bianco, per cui abbiamo magari l'aglio, abbiamo magari... Però le verdure invece dell'estate sono l'arancione, sono il rosso delle fragole, fra l'altro parlavamo di prevenzione delle patologie tumorali, le fragole sono davvero state identificate in studi proprio conclusi recentemente come alimenti altamente protettivi contro le forme tumorali, ma così come il miele di corbezzolo, così come delle curiosità che oggi come oggi la scienza ci sta regalando, quindi assolutamente riscoprire magari alimenti anche poveri. Io mi ricordo il mio nonno quando ero bambino mi parlava del pan di miglio, adesso come adesso viene portato ancora in auge perché non ha glutine, ma non solo perché non ha glutine, ma perché ha anche altre proprietà. C'è un esperimento di coltivazione di sorgo nelle regioni, nella zona della Bergamasca, anche lì vuol dire innovare, creare innovazione, però basando il tutto sulla ricerca dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista biochimico. Davvero nel cibo e anche nei vegetali soprattutto possiamo trovare la chiave per la prevenzione e per stare bene. Sottolineiamo l'importanza dell'alimentazione proprio in chiave preventiva e in chiave patologica. Sì, l'alimentazione è un buon 30-40% nella prevenzione, scientificamente documentato, quindi è importantissimo scegliere correttamente i cibi, mangiare la giusta quantità di cibi, quindi qualità, quantità, giuste frequenze, questo è importantissimo e poi è fondamentale nel trattamento di tutte le malattie, soprattutto quelle metaboliche e quelle oncologiche. Che oltretutto sono in aumento in termini numerici. Purtroppo sì, purtroppo oggi le prime malattie per cui moriamo sono quasi più le oncologiche che le cardiovascolari, insomma. Sottolineiamo l'importanza anche attraverso quelle che sono le proprietà degli alimenti. Sì, noi abbiamo la fortuna tra l'altro di essere in un paese meraviglioso come l'Italia, dove abbiamo veramente una varietà di cibi vegetali meravigliosi, dei frutti meravigliosi, pensiamo ad esempio alla melagrana, pensiamo per esempio alle prugne, alle ciliegie, ai frutti di bosco, abbiamo veramente delle cose stupende che ci donano antiossidanti, sostanze che riescono a ripulire il nostro organismo e a stimolare il nostro sistema immunitario. Quindi veramente non ci mancherebbe niente, dovremmo poter far meglio la spesa, scegliere bene cereali, legumi, verdure, veramente tantissime cose che possono aiutarci a vivere meglio.
Perché a volte non ci si pensa, ma davvero c'è questa possibilità, o forse si segue di più a volte la gola? Ma sì, allora io non demonizzo nulla in realtà. Ci può stare anche il giorno in cui voglio appagare la gola, perché no? Cioè, se io la domenica voglio fare, non so, un piatto della tradizione, una lasagna, quello che volete, ci sta, ma lo devo fare con parsimonia, una tantum, non può essere la base della mia alimentazione. L'alimentazione deve essere basata su cose molto più semplici, molto più sane. Poi ci può stare anche l'appagamento, però sottolineo che ci possono anche essere piatti contemporaneamente sani e buoni. Oggi per esempio qui a questa manifestazione abbiamo presentato dei piatti dove si conciliava molto bene la salubrità con il gusto. O anche, vi faccio degli esempi, l'altra sera ero ad una cena dove abbiamo fatto un risotto con pinoli, radicchio e mirtilli. Piatto delizioso ma altrettanto molto sano, riso integrale ovviamente, dove abbiamo messo radicchio e mirtilli che contengono tantissimi antiossidanti, e abbiamo messo dei pinoli che contengono dei grassi buoni per la nostra salute e delle proteine. Quindi si può conciliare il buono e il sano. Possiamo dire che ci siano degli alimenti che, se consumati in eccesso, possono provocare problemi? Purtroppo sì. Purtroppo sì, ce ne sono tanti purtroppo, soprattutto quelli estremamente raffinati, le farine estremamente raffinate, gli zuccheri raffinati, ci sono purtroppo, soprattutto tutto quello che è cibo industriale estremamente lavorato e raffinato è estremamente dannoso per la nostra salute. So che fare i nomi probabilmente può essere, però possiamo dire qualcosa in questo senso, quindi farine raffinate, poi? Farine raffinate, zuccheri sicuramente, tutto quello che ha un indice glicemico estremamente alto, ma dichiaratamente i grassi saturi fanno male dei conservanti dichiaratamente cancerogeni come i nitriti e i nitrati che troviamo nei salumi. Però bisogna capire quanti ce ne sono, la qualità di quel salume, quante volte vado a mangiare il salume. E poi dico sempre, va fatto un distinguo tra quella che è l'alimentazione in prevenzione e quella che è l'alimentazione in un paziente malato. Nel paziente malato alcuni cibi vanno proprio eliminati. Nella prevenzione, ripeto, con la parsimonia, con i giusti abbinamenti si può mangiare un po' di tutto. Quindi è diversa, dicevamo, l'alimentazione per un paziente malato, in particolare anche in questo caso quali sono quelli in generale, perché poi andrebbe naturalmente specificato patologia per patologia, però ci sono dei punti comuni? Tra prevenzione e oncologia? Ma sì, ci sono dei punti comuni, perché comunque anche quando faccio prevenzione devo cercare di tenere bassi gli zuccheri. Lo zucchero è il primo nutrimento di una cellula tumorale, quindi sicuramente eliminare gli zuccheri raffinati è una buona norma per tutti. Tenere a bada la quota di grassi saturi, quindi questi vanno assolutamente ridotti, anche perché sono i capostipiti dell'infiammazione. Se non c'è infiammazione il corpo non si ammala, quindi ci sono assolutamente delle cose alla base che vanno bene per tutti. Cercare di mangiare molta frutta, molta verdura, inserire molta fibra, molte vitamine, molti sali minerali, questo va bene per tutti. Quindi ci sono molti punti in cui la prevenzione e il trattamento nutrizionale dell'oncologia vanno a braccetto, insomma. Poi ovvio che non è tutto uguale, non è tutto identico, ma non è uguale neanche tra pazienti oncologici, perché il trattamento di una tipologia di tumore è diverso da un punto di vista nutrizionale dal trattamento di un'altra tipologia di tumore. Non posso gestire un paziente malato di glioblastoma cerebrale come un paziente con un tumore del colon. Certo, quindi è importante comunque l'alimentazione durante la fase di cura. È importantissima, è stimato essere almeno importante per un 30% anche lì. Comunque il paziente che mangia bene risponde meglio alle terapie oncologiche, ha una qualità della vita migliore. Quindi ci sono tante evidenze importanti. E poi l'alimentazione è importante anche per quanto riguarda, in alcune situazioni, in alcune tipologie di tumori, la sterilizzazione. Cioè ci sono proprio poi delle regole specifiche per alcune tipologie di tumori dove dobbiamo mangiare in un certo modo, che non è poi una cosa generale, però ci sono proprio delle regole che vanno applicate, però ripeto, li andiamo poi nel campo molto specifico delle varie tipologie.
Dunque, quanto è importante l'alimentazione e soprattutto la scelta di determinati ingredienti per produrre cibi che facciano bene alla nostra salute? Sicuramente la nostra attenzione deve partire dall'ingrediente, dalla scelta, dalla consapevolezza di quale ingrediente sceglierlo, e partendo dalla natura sicuramente abbiamo un vantaggio perché ci può permettere di mangiare in maniera sana, salutare, gustosa, colorata, allegra, e quindi darci un beneficio sia per la salute che anche per lo spirito. Ovviamente la scelta deve essere di un cibo innanzitutto di stagione, e poi un'attenzione da dove arriva, come è stato coltivato, quindi anche a come è prodotto quel cibo. Quindi, per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà soprattutto di questi cibi, cosa potremmo privilegiare? Ma sicuramente un prodotto, come ti dicevo, di stagione, biologico, con queste caratteristiche. Io sono un cuoco, quindi parlo dal lato gastronomico del cibo. I nutrizionisti più di me sanno dare valore aggiunto a quello che è buono per la salute. Sicuramente se facciamo attenzione, ci mettiamo un pizzico proprio di consapevolezza nella scelta dell'ingrediente, già partiamo avvantaggiati, per cui se leggiamo le etichette, per esempio, è una cosa importantissima e che invito sempre ai miei corsi a insegnare questa attenzione, perché tante volte dietro alle etichette ci sono poi le insidie di un prodotto che non è sano o comunque non è salutare, non ci fa assolutamente bene, perché il tutto senza è un grande richiamo, ma non è detto che manca una cosa e faccia bene quello che c'è. E poi tendere a un'alimentazione sempre più a base vegetale, che poi alla fine è la nostra cultura mediterranea, quindi cereali, legumi, le verdure, e sicuramente si riescono a creare dei piatti appetitosi. E poi sono gli ingredienti che privilegi tu? Sì, assolutamente, io ho fatto questa scelta che è una scelta di vita, ma che cerco di condividere senza voler condizionare nessuno, ma per dimostrare che un cibo semplice è sicuramente una buona base per creare quella sinergia, quella convivialità, quella relazione che c'è tra chi cucina e chi mangia e che poi si instaura a tavola. Quanto è importante in chiave di prevenzione e in chiave di cura l'alimentazione, che è un po' il filo conduttore di eventi come questo? L'alimentazione è la chiave della nostra salute, è la chiave della prevenzione e anche la chiave della terapia. Dimmi che mangi e ti dirò chi sei. A seconda del tipo di alimentazione che fai, puoi scegliere o meno di essere in salute o meno. La salute è importante oggigiorno, si sta parlando moltissimo e ci siamo molto fossilizzati sull'aspetto terapeutico, l'aspetto dei farmaci, però quello che è importante è lavorare prima, metterci in condizione di non ammalarci, è la prevenzione. Prevenzione vuol dire prevenire, ma la prevenzione non sono tutte quelle serie di esami che vengono spesso proposti, indubbiamente importanti, che servono per una diagnosi precoce, però nel momento che io scopro una malattia significa che già ce l'ho, invece mi devo mettere in condizione di non ammalarmi. Quindi serve un'alimentazione sana, che sia un'alimentazione fisiologica più vicino possibile a quello che è l'alimentazione dell'essere umano. L'alimentazione dell'essere umano è un'alimentazione che deve essere a base soprattutto di frutta e verdura cruda, cereali integrali e legumi. È lì che noi dobbiamo lavorare e ovviamente derivati. In questo modo noi possiamo sviluppare, come del resto ci sono moltissimi anche chef che utilizzano prodotti vegetali, degli ottimi piatti e godendo nello stesso tempo di ottima salute.
Il mio trascorso di pasticcere classico, circa ormai 10 anni che faccio il pasticcere, negli ultimi 3 mi sono rivolto solo esclusivamente alla pasticceria vegan. Io ho cambiato alimentazione 3 anni e mezzo fa, appunto, ovviamente poi è arrivato anche il discorso lavorativo. Mi sono rivolto alla pasticceria vegan perché ho iniziato a cercare testi, quindi libri di pasticceria vegan, ma non ne ho trovati come approccio io alla pasticceria, quindi in maniera chimica, scientifica. Ho voluto tradurre, usiamo questo termine un po' improprio, le ricette tradizionali in chiave vegan. Il primo libro che ho scritto era sulle torte da forno e si approcciava all'idea di convertire le uova in chiave vegan. Ho sostituito la parte delle proteine che gelificano delle uova con della farina di ceci. Il secondo, che è in uscita in questi giorni, è approccio alle mousse, e lì il lavoro è stato un po' più lungo, ci ho messo quasi un anno a scriverlo perché volevo un prodotto, quindi una vera e propria mousse, perché il mio background di pasticceria mi impone quello, però senza panne vegetali, perché non amo poi le ingredientistiche troppo difficili magari da capire per l'utente finale, quindi la casalinga che può approcciarsi alla ricetta. Ho sviluppato un sistema che prevede l'utilizzo di acqua faba, di un tipo di alghe che importiamo in Europa io con la mia società, e poi un processo che subisce l'acqua faba per permettere alla mousse di essere stabile e poter essere utilizzata poi consumata come una mousse classica. La sostituzione, che io chiamo sostituzione semplice, magari prevede che per 100 grammi di burro si vadano a mettere 100 grammi di olio. Ovviamente così non può essere, perché il burro, proprio nel caso specifico, è un'emulsione di 82% di grassi con dell'acqua. È comprensibile a tutti che se c'è l'82% di grassi io vado a sostituire con una materia, in quel caso l'olio, che è al 100% grassa, sto andando a fare un errore di calcolo, perché prima mettevo 82 grammi di olio e circa il 20 di acqua. E nel mio caso proprio vado a fare questa scomposizione chimica, esattamente la stessa cosa per le uova sono all'incirca, per esempio il tuorlo, 50 grammi di, il 50% è acqua, poi ha una parte di proteine circa il 17% e poi c'è una parte grassa che è circa il 30%. Di conseguenza tutti gli ingredienti che sono, diciamo, nella ricetta tradizionale vengono scomposti e riassemblati nella ricetta vegan per la loro funzione. Quindi le uova, la parte di acqua verrà riportata come acqua o come una bevanda vegetale, la parte di grasso sotto forma di un grasso a scelta. Io di solito, per esempio, nelle frolle uso un olio di cocco perché è un grasso che a temperatura ambiente rimane solido e quindi mi dà l'estensibilità, la possibilità di laminare, quindi di stendere la frolla come una frolla classica, e così via dicendo per tutti gli ingredienti. La tua è stata una scelta, oltre che lavorativa, anche personale, dicevamo. Quindi ci sono state delle esigenze, è stata una scelta dettata da che cosa e quali sono i benefici che ti ha portato? Ma io 3 anni e mezzo fa ho cambiato alimentazione perché ero parecchio obeso, pesavo 105 kg, ho iniziato ad approcciarmi all'alimentazione in un'altra maniera, che è comunque quella di leggere, perché mi piace capire il perché delle cose. Che poi è alla base del mio lavoro ugualmente. Il tipo di alimentazione che ho iniziato a capire dagli studi che ho letto è sicuramente riduzione del consumo di carne, riduzione del consumo di latticini, riduzione, insomma, tutto quello che sono le proteine animali, e più le toglievo più mi sentivo comunque energico, più la diminuzione di peso probabilmente ha motivato anche la scelta che poi è diventata quella di diventare completamente vegan. Insomma, a furia di togliere mi rendevo conto che il mio corpo ne rispondeva meglio, non ho mai sentito l'esigenza di consumare di nuovo carne, e da lì poi è arrivata la scelta di diventare vegan. Ovviamente il contrasto lavorativo personale si è fatto sentire fin da subito, perché la pasticceria la fa da padrone, appunto, uova, burro, latte, chi più ne ha più ne metta. L'esigenza è diventata quella di tradurre le ricette, però non c'era un fondamento, non esiste un libro che dice ok, per tradurre la ricetta segui questi passaggi e lo fai. E allora mi sono messo a studiare ancora più approfonditamente quello che già amavo, che era l'alimentazione, la chimica degli alimenti, per andare a sostituire ogni ingrediente nel suo specifico utilizzo e pensando al risultato finale della ricetta. Quindi se ho bisogno di qualcosa che mi dia sofficità, vado ad esaminare l'acqua faba nelle sue funzioni, che non nient'altro è che l'acqua di cottura dei ceci che monta come l'albume, quindi mi dà un apporto di aria, appunto, alla ricetta, e così via per tutti gli ingredienti. Cioè proprio pensare a qual è lo scopo finale dell'ingrediente in quella ricetta. Tra poco quindi cosa ci proporrai? Adesso andiamo a preparare una panna cotta, fatta impropriamente chiamata così perché ovviamente non prevede l'uso di panna, però una panna cotta perché è il dolce tradizionale, con un latte di cocco originale, quindi quello in lattina dove c'è una parte di grassi, profumata con dell'erba medica
quindi una profumazione, pardon, che ricorda il tè matcha, molto erbacea, che ho voluto andare ad arrotondare con della fava tonka, quindi una spezia abbastanza conosciuta negli ultimi periodi, un po' di zucchero e gelificata con della pectina, che è un gelificante che io amo perché deriva dalla buccia degli agrumi spesso. Quindi adesso poi andiamo a vederla, molto semplice, velocissima, si scaldano tutti gli ingredienti, si versa nelle coppette, un paio d'ore in frigorifero ed è pronta, come la classica panna cotta. Questo è un tecnicismo solo per evitare che ci siano pezzetti di erba medica che ovviamente possono dar fastidio. Un'altra parte di foglie essiccate, l'ho polverizzata e poi filtrata per rimuovere magari qualche ramettino. Ne vado a inserire, adesso ipotizziamo che sia un grammo anche questo, tanto ne avevo già messo un'altra parte. Allora, rimuovo queste foglie qui e molto semplicemente vado a rimettere nel pentolino con il mio grammo di erba medica sbriciolata. Qua dentro ho un mix fatto con 10 grammi di zucchero, quindi una percentuale bassissima, il 10% sul peso più o meno del latte di cocco, e della pectina, che nient'altro è che un gelificante estratto dalla buccia degli agrumi. Con una frustina piccola vado a mescolare e vado a riportare sul fuoco. Porto a bollore perché la pectina è un gelificante che si attiva sopra i 92 gradi, quindi se lo portiamo a bollore male non facciamo. Preparo già i bicchierini per dopo, voilà. Adesso la porterò a bollore sulla piastra e poi torno. Così abbiamo sia la profumazione più intensa, senza magari avere il fastidio di avere tante foglie, e poi abbiamo quel grammo e mezzo, insomma, poi molto a piacere. Io qua ho inserito anche, facciamo bollire un altro secondo, va? Io ho inserito anche della fava tonka, che è una spezia che a me piace tanto, che ha delle profumazioni di cannella, di vaniglia, e che va ad addolcire un po' ancora di più dalla percezione del dolce senza aumentare l'apporto di zuccheri in ricetta. Adesso, questa è la densità che avrà la panna cotta, come vedete è un po' più, ok, adesso è calda, poi ovviamente quando andrà in frigo diventerà gelatinosa. Dicevo, togliere le foglie di erba medica intera permette di avere comunque la profumazione tipo tè matcha, invece metterle in purezza, in polvere, aiuta sia il colore che poi ad avere anche tutte le proprietà benefiche dell'erba medica. Ora, facciamo finta che queste vadano in frigorifero, il risultato finale sarà questo. Io vorrei partire con un dato. È vero che negli anni la medicina ha ottenuto un grande risultato, l'aumento della vita, ma è anche vero che a fronte di questo aumento di aspettativa di vita c'è una continua diminuzione dell'aspettativa di vita sana, quindi viviamo più a lungo, ma viviamo più a lungo da malati cronici, quindi ha senso questo? Possiamo fare qualcosa? Sì, possiamo farlo facendo prevenzione. Quindi prevenzione come si fa? Si fa cambiando lo stile di vita, e una delle cose più importanti nel cambiamento dello stile di vita è proprio il cambiare alimentazione. Noi mangiamo drammaticamente, abbiamo una dieta drammaticamente monotona, cioè noi abbiamo una grande varietà di cibi, ma in realtà se andiamo a valutare biochimicamente cosa sono questi cibi, mangiamo sempre le stesse cose. Quindi in questo caso il cittadino, la persona, cosa deve fare? Perché comunque noi per alimentarci seguiamo un po' quelli che sono i nostri gusti, se vogliamo anche le mode, tra virgolette. Cosa si può fare? A cosa bisogna prestare attenzione? Bisogna tornare a mangiare come una volta, bisogna tornare a mangiare, a seguire una dieta veramente mediterranea, che non è proprio quella che noi pensiamo sia. In realtà la dieta mediterranea è una dieta ricca di frutta, verdura ovviamente, ricca di cereali, ma di cereali integrali, quindi non i cereali raffinati, quindi il chicco di cereale non ha solo l'amido che è zucchero, ha anche una parte esterna che è una cuticola che ci fornisce degli antiossidanti, ci fornisce le fibre che sono fondamentali per il nostro corpo e come nutrimento del microbiota, dei batteri amici che abbiamo nell'intestino. Dobbiamo ritornare a consumare molto più di frequente i legumi. Voi considerate che una volta i legumi venivano consumati quotidianamente, vuoi perché non ci si poteva permettere carne e pesce, ma anche perché comunque erano un piatto completo, insieme ai cereali integrali sono un piatto completo. Il punto qual è? Che noi ne consumiamo pochi e di cereali li consumiamo non integrali, quindi andiamo a perdere tutta una serie di sostanze benefiche che sono le vitamine, sono gli aminoacidi essenziali presenti nel germe del cereale, sono gli antiossidanti che poi andiamo a comprare in farmacia. Il problema dello zucchero è che crea numerosi scompensi metabolici. Noi sappiamo che lo zucchero
quando passa nel sangue, passa velocemente nel sangue, quindi abbiamo un picco glicemico molto alto che porta poi alla secrezione da parte del pancreas di un picco insulinico che, oltre a infiammare in generale l'organismo, induce la proliferazione. Quindi voi capite che proliferazione, se noi pensiamo al tumore, il tumore cos'è? Una proliferazione incontrollata delle cellule. Quindi dobbiamo ridurre drasticamente il consumo di zucchero. L'amido, quindi presente nei cereali, è zucchero, ma le fibre, quindi frutta, verdura, l'integrale e le proteine e i grassi riducono appunto questo picco glicemico. Quindi quando consumiamo pochi zuccheri, meglio sarebbe non consumarli, ma se proprio dobbiamo consumare pochi e sempre comunque insieme a fibre che troviamo, come dicevo, nei legumi, nei cereali integrali, frutta e verdura, insieme a proteine, quindi carne, pesce, uova, frutta secca e insieme ai grassi buoni. I legumi sono fondamentali, ci aiutano proprio a mantenere la salute, a prevenire le patologie cronico-degenerative. C'è un problema, che non sempre vengono tollerati, ma non vengono tollerati perché il nostro intestino non è più abituato a metabolizzarli, a digerirli, e perché ci mancano i batteri deputati a questa digestione. Quindi l'importanza anche di mantenere l'intestino in equilibrio. Mantenere l'intestino in equilibrio e ricominciare gradualmente a introdurre i cibi integrali e i legumi che dovrebbero essere consumati quotidianamente, non da un momento all'altro, perché ti ripeto, se non siamo abituati a digerirli abbiamo i classici disturbi, gonfiore, mal di pancia e così via. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute. Diciamo che noi purtroppo nei tempi moderni non vediamo troppo questo aspetto. C'è un aumento dell'obesità. Direi che ricalchiamo esattamente tutto quello che gli altri, negli altri stati, pensate agli Stati Uniti d'America, che non solo i bambini sono già obesi, i grandi. Allora in America si dice: come possiamo arginare questo fenomeno? Perché tenete presente che l'obeso, al di là della forma, che dà anche forse fastidio, il fatto che ci sono delle patologie che arriveranno indotte dall'obesità. Pensate a problemi vascolari, pensate ai problemi cardiaci, pensate ai problemi cerebrali. E tutto questo significa costi incredibili per la sanità. Certo, là è privata, quindi chi se ne frega, possiamo dire. Ma nel caso nostro, in cui fortunatamente la sanità è ancora una pubblica, sono costi indiretti. Allora, questi convegni servono per fare da gran cassa su dei temi che sono fondamentali. Il tema fondamentale in questo caso è proprio l'alimentazione. Ma noi abbiamo trattato l'alimentazione non soltanto dal punto di vista, direi, del problemi di assorbimento, per cui ho detto arrivano questi obrobi di persone troppo grasse, ma noi abbiamo trattato anche l'alimentazione in funzione dell'energia, che è uno dei temi importanti. Perché energia? L'energia è un concetto fisico, non è certo un concetto medico, un concetto clinico, però tutto quello che noi introduciamo lo introduciamo perché è energia, sono le famose calorie di cui voi avete sentito parlare. Bene, una parte di quell'energia va per aumentare le nostre cellule e si chiama energia interna, e l'altra parte serve per l'energia esterna, ovvero per effettuare lavoro. Se io non introduco sufficienti calorie, ovvero energie, non riesco assolutamente a lavorare. Mi sento stanco, mi sento morto, ho voglia di dormire, eccetera. Questo è un concetto molto importante, ma ci siamo chiesti, ma nell'alimentazione, qualunque tipo di alimentazione, c'è qualche cosa che potrebbe essere interessante per il tuo corpo? Sì, ad esempio, l'energia è dovuta al fatto che quel prodotto ha un colore interessante. Il fatto che c'ha una forma interessante, si chiama energia di forma. Il fatto che comunque un qualsiasi prodotto
esprime e emette fotoni che sono quanti di luce. Allora tutte queste cose qui sono veramente importanti, è un aspetto che la medicina non ha mai considerato, perché ha sempre considerato il concetto di dire mangio questo perché mi disintossica questo, mangio quest'altro perché così il mio stomaco digerisce meglio, mangio questo perché vado a fare più pipì. Bene. Ci sono questi altri aspetti che diventano di fondamentale importanza, che è un aspetto totalmente nuovo. E siccome io, come molti di voi sapete, perché da lungo tempo conducevo un programma televisivo proprio da voi, devo dirvi che la mia laurea in fisica, la mia laurea in medicina mi permette di fare delle considerazioni che vanno molto al di là di delle considerazioni che la medicina classica generalmente segue, perché ho detto c'è un aspetto biochimico sacrosanto, quello della medicina classica, e c'è un aspetto biofisico che guarda caso sarà l'aspetto nuovo futuro e che potrà permettere di vedere la medicina in un'ottica totalmente diversa. Importante creare cultura dalle origini del prodotto cibo, che è il campo, quindi la terra, quindi parlare di tracciabilità e parlare delle culture che noi agricoltori coltiviamo, trasformiamo, essicchiamo e stocchiamo, che in questo caso poi diamo come alimento per gli animali. Quali sono le caratteristiche di una pianta che forse va anche riscoperta come l'erba medica? Innanzitutto l'erba medica è ricca di proteine, è ricca di beta-carotene, che è un precursore della vitamina A chimica, che l'animale non è dotato, quindi la trasforma in vitamina A naturale e quindi migliora la fertilità. Inoltre il carotene, quindi beta-carotene, è un carotenoide e quindi dà anche un colore e un aroma al cibo che l'animale, mangiando, trasformando, assimilando, produce con carne, latte e uova. Io devo dire che questo aspetto di comunicazione l'ho fatto innanzitutto perché dobbiamo comunicare noi produttori, noi agricoltori, al consumatore finale quello che ci chiede, quindi un cibo con una qualità superiore. Lo dobbiamo fare noi partendo dal campo, dalle colture che noi inseriamo nei nostri piani culturali perché permettono una sostenibilità migliore per l'ambiente e quindi produciamo un cibo di una qualità con valori nutrizionali migliori. Qui vediamo quindi dei prodotti particolari, di che cosa si tratta? Allora, si tratta di aceti di frutta. Noi coltiviamo la frutta, la lavoriamo poi per trasformarla in aceti, quindi tutti i nostri aceti sono fatti con la frutta che noi coltiviamo nell'area di Verona e abbiamo scelto dei frutti con delle spiccate qualità salutistiche, perché poi queste qualità salutistiche si trasferiscono agli aceti che noi produciamo. Voglio sottolineare il metodo di produzione che noi utilizziamo per gli aceti, che è totalmente diverso da quelli industriali ed è un metodo a lenta acetificazione naturale, che è il metodo antico, quindi non è un'innovazione, è una tradizione che noi portiamo avanti perché siamo certi, siamo convinti e alcuni studi lo confermano che ne esce un prodotto, un aceto con delle qualità salutistiche molto molto superiori al normale aceto industriale. L'aceto è uno dei nostri obiettivi, è quello di riproporre l'aceto per il suo effettivo valore nutrizionale che ha, cose che si sono dimenticati nel corso degli anni, ma sono migliaia d'anni che l'aceto è conosciuto per avere determinati effetti sul nostro organismo ed è stato utilizzato più come una medicina nell'antichità che come un condimento. È solo negli ultimi anni, specialmente qui da noi in Italia, perché in altre parti del mondo invece è ancora considerato con questo aspetto, si è un po' perso il concetto e lo si è relegato solo a condimento, che è un ottimo condimento, ma non solo questo. Siamo tre giovani ragazzi, siamo partiti 2 anni fa, io sono più giovane, sono classe del 94 e presentiamo un attimo i nostri prodotti. Noi facciamo in prevalenza il miele del Lago di Como e dopo abbiamo due varianti di mieli fatto nella Brianza
e poi nel Basso Piemonte. E poi presentiamo questo vasetto in cera d'api fatto da un nostro amico toscano con cui collaboriamo con lo scambio di mieli, e che lui ha avuto quest'idea molto originale di fare questo vasetto in cera. E all'interno mettiamo dentro il nostro miele del lago di Como, in modo tale che c'è questo scambio di regioni Toscana e Lombardia. E il bello di questo vasetto qua è perché c'è lo scambio di sapori di cera e miele all'interno, per cui le sostanze organolettiche rimangono sempre invariate e anzi si affinano con il sapore della cera. E in più il bello è che si riesce a dare alla cera anche un sapore, come in questo caso che abbiamo presentato a Orticolario 2018, che il tema era la salvia. Abbiamo messo nell'impasto le foglie di salvia essiccate con dentro il miele di acacia, in modo tale da far aromatizzare il miele di acacia, dato che è quello più neutro, si riesce a dargli un sapore, in questo caso con della salvia. In particolare Idee Green cosa significa, di cosa occupate e che cosa sottolineate? Idee Green è un portale internet che parla di benessere, sostenibilità, ambiente, tutto quello che è legato, diciamo, a una vita sana e anche a un'alimentazione ovviamente sana, che è il tema importante di questo evento. E quindi per quanto riguarda l'applicazione pratica? Per quanto riguarda l'applicazione pratica, noi cerchiamo di portare le persone ad essere felici, quindi a condurre uno stile di vita sano che si basa su un'alimentazione sana, quindi che ovviamente sia basata principalmente su prodotti naturali, frutta e verdura, la famosa piramide, e poi ovviamente la cosa fondamentale è non dimenticare l'esercizio fisico. Il movimento quanto è importante e dove va fatto? Il movimento è particolarmente importante, andrebbe fatto ovviamente in montagna o comunque sia all'aperto. Nel nostro caso cerchiamo anche di valorizzare delle aree verdi nelle principali città italiane con un'iniziativa che si chiama Park Run.